Play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamedD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio di Minion Masters. Perché faccio queste intro dove sembro tipo, sapete, quei conduttori delle serie TV americane che fanno "Here you welcome the silent ladies, welcome you back to this wonderful way to Amazon, and you are welcome to the Minion Master". Capito? Cioè, una roba del genere. Va bene, minchiata a parte ragazzi, ho notato che vi è piaciuto come gioco, che l'avete apprezzato, mi avete chiesto di portarlo, io il secondo episodio ve lo porto, quindi continuerò a far andare questo gioco in alternanza con Ark della domenica, quindi Ark Pokémon Evolved rimane, non sia mai vi tolgono i Pokémon a voi, cioè è la morte. E quindi alternerò fin quando ne varrà la pena, insomma, fin quando ci saranno degli episodi, fin quando ci divertiamo e fin quando me lo consentirete. Allora, io dall'ultima volta sono andato molto avanti, infatti sono arrivato in Lega Bronzo, quindi oggi vi farò vedere delle battaglie in Lega Bronzo, che cavolo succede. Ho cambiato anche parecchio il mazzo, che ora vi spiego, e vedo qua dei pianeti, che cacchio, something mystery starts in 11 day. Ah, nei prossimi 11 giorni comincerà una cosa strana. Ok, va bene, allora, apriamo i nostri free token, ce ne ho solo uno, cioè, apri, dannazione. Vabbè, mi dà la solita merda, che sono dei cristalli, attenzione. In questo video dovrei essere riuscito ad aggiustarvi l'audio. Poi, i soldi ce ne ho parecchi, ce ne ho 5.000 e ho fatto anche parecchie challenge e achievement, ne ho sbloccati parecchi. Completa 15 achievement per avere una legendary card, come sì? Use 25 power pot token, guarda un replay, questo lo facciamo subito. Come si guarda un replay? Dannazione. A saperlo come si guardano. Eccoli, match replay, local replay folder. Dannazione, li ho cancellati tutti. Vabbè, lo guarderemo dopo. Poi, che altro possiamo fare? Win online matches against. Ok, vincere altri due match. Quindi può essere un ottimo obiettivo. Ci pigliamo 25 gemme rosse, quindi questi due si fanno easy. E raggiungere la League Silver non è semplicissimo. Questo non è semplice. Vincere un torneo online, una partita online con meno di 100 di salute non è proprio semplice. Craftare una card rara, vediamo un po' se riesco a craftare una card rara. Dove vedo il livello di rarità? Questa è una common, ok. Per le rare mi ci vorrà parecchio. Vediamo, questo è rara? No, questa è suprema addirittura, infatti 500 cristalli, chi cazzo ce li ha? Vabbè, comunque non ce li ho i cristalli per craftare una card rara, quindi ti fotti alla grande. Allora, io off camera ho cambiato il mio mazzo, quindi ora ho due draghetti, due pistoleri, poi ho questa carta Rampage che l'ho craftata. Ma questa l'ho craftata? Questa l'ho trovata? Una carta l'ho trovata? E mi sa che è Rampage che l'ho craftata. Rampage l'ho craftata. Ah no, questo ho craftato. Ho craftato Chain Lightning, che è una carta, è un fulmine che quando lo spari ti colpisce tutte le unità nemiche. Più sono vicine, più ne colpisce. E fa parecchio danno. Quindi in un raggio di 8 è ottima. Poi c'è Rampage, che in pratica è una spell che ti raddoppia il danno che fai. E questa la uso in combo con il Cleaver, questo signore qua. Sarebbe ancora meglio da usare un altro tizio che ancora non ho, che in pratica va direttamente sulla torretta. Non mi ricordo come si chiama, ragazzi, appena lo trovo, insomma, lo metto nel mazzo al posto del Cleaver, perché questo deficiente si fa, insomma, si fa distrarre. Poi ci abbiamo questa carta, l'Annihilator, che è veramente power, fa danni ad aria, è parecchio resistente, colpisce a terra e in aria, e anche questo, diciamo, in combinazione con Rampage fa i suoi danni. E poi c'è sta carta che è bellissima, è bellissima, in pratica sta scimmia, oltre ad essere forte, è parecchio tankosa e quando sta da sola in pratica può autoricaricarsi, è fighissima. Poi ho trovato delle altre carte, vi faccio vedere Blood Imps, che è una carta suprema, quasi quasi la distruggo. Tanto, allora, questi qui sono dei minion che non prendono danni, infatti non hanno vita, e il danno che prendono è tutto fatto direttamente a me. E non è
proprio il massimo, diciamo. Almeno forse con le combo che uso io. Poi vediamo un po'. Ah, vabbè, questa è la pioggia di frecce. Sta cacchettina qui è rara. Quando è su un bridge, dei increase the mana cost of a random opponent card. In pratica aumento il costo di una carta random dell'avversario. Chi cazzo se ne frega. Poi questo qui sono gli arcieri, ma i pistoleri sono molto più forti, costano semplicemente uno di meno, ma chi se ne frega, preferisco avere i miei pistoleri. Lo sniper, e questo è raro anche questo. In pratica ogni kill che fa mi dà dell'esperienza in più, ma non me ne fotte un cazzo. Poi ci sta questo drago. Un'esplosione. Ah, praticamente questo è al posto della di, diciamo, tirargli una bomba, gli tira lo stun di area. Però non mi interessa più di tanto. Lightning Bolt sarebbe un fulmine che butti per terra e uccide un'unità a caso. Non è molto utile, almeno per il tipo di gioco che faccio io. La pretessa è suprema come carta, ottima, e in pratica cura tutti quelli che gli stanno intorno. Potrebbe essere una buona alternativa, ma non saprei chi togliere per mettere la pretessa. Poi l'assassino, guardate che carino. In pratica lui è invisibile mentre non attacca e fa il triplo dei danni quando attacca dalla sua invisibilità. Quindi può essere anche questa una carta carina. Io ve le sto dicendo perché se vi vengono idee di combo o di carte che volete vedere nel mazzo o configurazioni di mazzo particolari, scrivetemelo nei commenti che io faccio delle partite con i mazzi che mi suggerite voi. Poi c'è Blind Date. In pratica gioca una carta di 5 mana. Con 5 di mana random. Cioè prende una carta così random. Vabbè. Contento te. Poi ho trovato sta statua di merda. Ah, vabbè, ma questa mi sa che già ce l'avevo. Oh, guardate questo. Questo è bello, mi piace. Però non è il massimo. Diciamo che quando muore, dopo 25 secondi rinasce nello stesso punto in cui era. Quindi è carina perché disorienta un po' il nemico, ma niente di che. Guardate questo, tre draghetti. Allora, onestamente ci stavo pensando, a me li ho usati anche. Il problema è che costano un sacco, ragazzi, 7 è tantissimo. E tre draghetti appena li evochi potrebbero anche, cioè prendono anche danno da mischia insieme, quindi non sono proprio il massimo, però sono veramente forti. L'ultimo, Future Present, in pratica quando la usi viene rimpiazzato, però costa 8, con una carta di costo 2 o più alto, e riduce il costo di quella carta di 2 di mana. Cioè, onestamente, spendere 8 per avere una carta a cazzo, cioè o ci facciamo proprio il mazzo random, tipo questo e quell'altro, se no. Ah, questo è difensa. Ma questo è carino. In pratica stunna. Quando fa attacco melee, stunna. Stunna il nemico per 30 secondi. Non è male, ed è abbastanza tankoso. 400 di HP. Non l'ho mai usato. Potrebbe essere una buona alternativa. Bene, detto questo, bando alle ciance, andiamo in Lega Bronzo. Delle challenge di oggi ne potrei vincere addirittura due. In pratica devo raggiungere il livello 3 almeno in un game, ed è fattibile, e devo vincere 5 game con un campione in rotazione. Io non avendo nessun campione perché non c'ho una lira e posso giocare tranquillamente. Guardate, sto anche per passare a Lega Bronzo 2. Attenzione amici. Vediamo innanzitutto i campioni che ho disponibili in questo giro. Allora, c'ho questo qui e questo. Vediamo. Ok, carino il serpentino. Il serpente mi piace. In pratica dovrebbe essere utilizzato principalmente con carte molto costose, perché aumenta la sua attack speed ogni volta che hai delle carte con di mana 5. Cioè più carte hai di mana 5 in mano, più la sua attack speed aumenta di 35% per il numero di volte, per il numero di carte che hai. Quindi è interessante. E poi le spell sono utili. Tipo questa mette una carta di grado 2, quindi di mana 2, nella mano, e la zera come costo. Questo mette un totem che mi protegge fin quando è vivo da tutti i danni che subisco, e questo mi mette una carta di mana 4 in mano e me la zera. Quindi è molto interessante, probabilmente prendo questo. Ma vediamo sto minchiettino. Questo costa, porca miseria quanto costa.
Mi sa che provo il cazzettino qui, perché è uno dei, forse dei combattenti più forti, in più ha fatto 75 di danno in 2,25 secondi con un range di 10, e questo è in errore, error added card. Vabbè, insomma, c'è questa carta che non so che cazzo fa. Dopodiché dà 25 di danni a tutti i minion amici che stanno sui ponti. E infine è immune quando controllo un ponte. King Puff è immune, quindi io finché controllo un ponte non mi possono far danni. Veramente interessante, cerchiamo di sfruttare al massimo queste potenzialità. Detto questo, fatemi sapere se volete vedere la modalità draft, perché così nel prossimo episodio vi posso fare la modalità draft. In più stanno sviluppando la modalità team play. Vi vorrei anche ricordare che io sono stato uno dei pochi sculati di questo mondo che ha avuto questo gioco gratis. Non l'ho richiesto, solo sono stato sculato perché mi sono trovato fortunato quando era gratis. C'è stato un piccolo periodo in cui lo davano gratis. Ora purtroppo costa 4,99€, non costa tantissimo. Magari con i saldi si riuscirà a prendere anche a qualche euro, però anche 5 euro ragazzi non è tanto. Certo, rispetto magari agli altri MOBA, agli altri giochi che sono gratuiti, ti scazza un po'. Allora vediamo un attimo, io voglio vedere subito che carta mi dà quando raggiungo il primo livello, quindi cerchiamo di prenderci i ponti. Ok, che cazzo è quella cosa? Ah, bene, interessante. Spariamo sti tizi qua prima possibile. Oh sì, vi metto anche il mega distruttore di culi. Spara, distruggi la gente. Ok, ok, abbiamo catturato il primo ponte. Oh no, cazzo, così la perdo però. Così la perdo, sì, però quando arriva qui lui muore. È saltata la testolina, è finita male. Avrei la combo. 6 più 3, 9 significa combo. Io gli piazzo la combo. E GG, chi se ne frega che arrivano quelli. Vai di combo. Chi se ne frega. Ok, mi devo proteggere da quei rotti di palle. Dai, vi prego. No, no, massacrare quelle merdine. No, cazzo. Cazzarola. Però facciamo una cosa del genere. Così io vi faccio tutti i danni a tutti. Vedete, pam, gli faccio pure i danni a lui. Ok, gli ho fatto il peggio danni della morte. C'ho sta carta. Nuovo di location. Ah, ok, mi scambia la posizione dei minion sui vari ponti. Non è una cosa che me ne frega, devo dire, tantissimo. Vai, massacra questi che tanto non possono fare un cazzo da lì. Sì, ok. Non mi sembra molto forte. Ecco, come non detto, potevo starmi zitto io. No, come non deve. Vai, che muoiono insieme. Ma che figa sta carta. Non muore quel cazzo di merdo? No, non muore. Io intanto mi becco la seconda di questa. Ottimo. Pronti? Via! Sono pirla così. Perché ho fatto sta mossa stupida? Sono veramente pirla. Sì, decisamente. Va bene. Pronti a scagliargli sta roba addosso? Vai di Rampage. Ok. Che cazzo fa quello? Si è eccitato. Si è eccitato un attimino. Va bene, cos'è che capitano. Non mi ricordo. Ah, sì, a tutti i minion che fanno più danno quando stanno qua sopra. Ok, aria. Dall'aria, visti, spacco il culo. Ora c'è il minion che gli fa molto più danno da qui sopra. Ottimo. Senti, vai a sparare quella merda. Vai, gentilmente, grazie, molto gentile lei. Si spacca quella schifezza. Luridi, maledetti. No, distruggendo almeno uno. Ottimo, esploso male. Vediamo dove riusciamo ad arrivare con questi. Lui ha 665 di HP, non sono per niente tanti. Quindi può essere una buona mossa. Fare che cosa? Un cazzo. Ok, e si riparte con l'evocazione bastarda. Vai, distruggili questa merda. Ok, vai così. Grande, dovrebbe essere scoperto ora. Fantastico. No, porca di quella zozzetta. Spaccali arcieri. Spaccali, subito. Distruggili il mondo. Dai, bello, dai. Vai con l'altro draghetto. Ok, massacra. Ok, spacca quell'altra merdina. Dannazione, veloci pure voi, forza. Dai, che devi andare. Dai un colpo. Oh sì!
gli andiamo in pronto 2 e si vola a Berlino col pronto 2. Purtroppo non ho preso nessuna challenge, quindi not so good. Io però vorrei provare, a questo punto proverei il serpentello. Sì signori, sì, proviamo il serpentello, va. Ora vediamo un po' cosa succede con il nostro serpentello. Paura, mi spiace. Ok, questa dovrebbe essere più semplice. Stiamo combattendo contro un bronzo di livello 5 e io, guarda caso, ho rimesso questa roba qua. Ho rimesso il serpente. Sì, vai tranquillo che tanto gli resisti, non ti preoccupare. Guarda come gli resiste, guarda. GG, insomma, resisti un po' di più, per favore. Dai, mettigli pure un draghetto, che tanto si ricaricano loro. Vai, cioè, tranquillo. Guardate quella merda, guarda come si ricarica. Alla velocità della luce. Ok, lui è abbastanza potente sotto torre. GG, vai così che gli facciamo peggio danni. Non mi dire che vinciamo già. Non ci posso credere. Faccio il peggio danni così. Vai, doppia kill. Oh, belli questi. GG. GG, guarda quanto danno gli fa. Guarda quanto danno gli fa. Oh mio Dio. GG. Li abbiamo portati già a 1170. Ottimo. Allora, a questo punto andiamo di questi. No, ho fatto un grandissimo errore. Un grandissimo errore di valutazione. C'era il cazzo di merda, di scheletro di merda, che quello poi si diventa di nuovo vivo. Ok, dammi una mano con questi, va. Ok, sì, il nostro cleaver è sotto torre. Non, ti prego, continua a massacrargli la merda. No, non gli sta massacrando la merda. Oh sì, vai signori. Vai signori belli. Vai scimmietta. Vai scimmietta, sei tutti noi. Mi sa che finisce molto male per lui, perché io ho le carte boa. E mo se gli tiro il rage è finita. Gli tiro il rage è finita. È finita e abbiamo vinto in quantissimo, in pochissimo tempo. Dovremmo raddoppiare il reward. Nessun doppio reward, non lo so perché. Mi sa che se è troppo basso il tempo non ti dà il reward, se è troppo alto non ti dà il reward. E insomma, non ti dà il reward. Io non lo so. Altra partita, dovremmo essere abbastanza equivalenti anche qui. Ora con che cosa iniziamo? Lui che cacchio ha? Uno scheletro. Ok, ecco, questa è la carta che vi dicevo ragazzi. Quella è la carta che volevo io, perché va, vedete, direttamente sulle torri. E fa parecchio male alle torri, però lui l'ha giocata un attimo malino. Ok, io... No cazzo. Oh cazzo. E ora che ti racconto? Se ti metto questo mi fa il... Oh mio Dio. Fa malissimo quella carta. Ah sì, però non attacca d'aria. Ottimo. Ok. Oh, ma il suo cazzo di... Quanto è forte? Ma stiamo scherzando? Gentilmente vai contro... Sì, vai contro quello lì, va. Spaccagli il culo. Tu, draghetto, finisci di massacrare quel gigante. No, no, me l'ha stunnato. Vai, draghetto, ti prego. Ti prego, prima che muore. Sì, e si ricarica. Sì, e si ricarica. E vai così che gli vado di rage. Che cazzo fanno questi? Ah, ok, buono. Tanto sono gratis. Cazzo, me ne fotte. Vai, dottore, vai di rage. Vai di rage che gli spacchiamo il culo. Dai, massacrate quella merdina. Ma com'è che fa tutto sto danno? Boh, vabbè. Ma stiamo scherzando. Ah, ecco, questa è la cosa che stunna. Quella è quella cacata che stunna. Cerchiamo di non avvicinarla troppo, va. Quanto cazzo fa male sta cosa? Ok, va di qui sopra, signore. Lei si sfoghi un attimino lì sopra, che poi ci penso io un attimino, va. Guarda quanto cazzo me la distruggono. Oh, 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 belli. Belli. No, sta minchia. Sta minchia mi sta facendo male male. Male male male. Sti cosi, evita sti cosi di grado Z, ma chi se ne frega. Sì, contro di lui, sì. No, andate qui, andate qui. Andate lì, cannazzo. Oh, mi stavo già agitando. Un attimino. No. Maledettissimo. E io ti evoco con rage. No, 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 no. Sta mafia non mi piace. No, quel... No, che cazzo ho fatto? Vai, attaccatemi quello. Ok. Ok, mi dispiace, finché c'è il totem attivo non fate un cazzo voi. Io però mi devo difendere alla velocità della luce, perché il totem non dura una vita. Quindi, gentilmente. Ok.
La son vista male male. Ma brutta brutta. Ma brutta brutta male male. Allora, qui andiamo di lui. E ok, di lui. Lui vai a morire ammazzato. Ok, madonna santa. Madonna. 30 HP! Vinto! Ma non me ne ero accorto! Ma come ci godo, ma morite tutti! E signore e signori, abbiamo vinto un achievement OGG. Stiamo per ottenere la carta leggendaria. Probabilmente riusciremo ad ottenerla nel prossimo video. Intanto ci pigliamo i rubini. Vediamo che altro achievement possiamo prendere. Vedete, me ne mancano 4. Quindi guardare un replay. Questo lo facciamo subito. Ok, guardiamo un replay. Non ve lo faccio vedere, li avete visti voi. Ok, e quest'altro achievement è andato. Fantastico, che cosa mi dai? Dei cristalli azzurri che ci servono per craftare le carte. Ottimo. Altri achievement, dei power token, però me ne servono ben 9. Significa 9k che non ho. O raggiungere la lega silver, che potrebbe essere un'ottima cosa. Non lo so. Ah, una friendly challenge, interessante. Craftare una carta rara o completare 10 daily quest. Dai, qualcosa la troveremo. Win, ah, 20-50 battle. Crea tre mazzi. Crea tre mazzi si può fare, però in questo mi aiutate voi. Quindi per andare avanti, ragazzi, ho bisogno di creare tre mazzi. Fatemi la vostra proposta, scrivetemela nei commenti. Mi basta anche una carta che mi dite: usa questa carta, intorno a quello io cerco di costruire un mazzo. Quindi nel prossimo episodio creeremo gli altri due mazzi su, e li chiamerò con il vostro nome. Quindi in base a quello che proponete sceglierò i primi due che mi scrivono nei commenti. Hashtag new deck. Hashtag new deck è una carta intorno al quale, o una filosofia intorno al quale crearlo. Io creo un mazzo e lo chiamerò con il suo nome. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie per aver visto questo video. Lascia un like, commenta e condividi per sostenere il canale, il video e la serie, e soprattutto anche me. Ci vediamo settimana, tra 15 giorni. Un saluto Sharkzian a tutti. Ciao.